prima vittoria, prima partita, intanto buon compleanno ovviamente un'altra volta, va ridetto. Diciamo, cosa ti è piaciuto della Fossa Vino del Bene questa sera? Ah, mi è piaciuta molto la voglia di vincere assolutamente, perché era un quarto set che era quasi compromesso, mi sembra che fosse a meno 8 e noi stavamo giocando molto male e loro stavano giocando molto bene. Per cui sono state veramente brave le ragazze a crederci e a ripartire dalla difesa per giocarci punto a punto, non sbagliare più in attacco e abbiamo vinto una partita secondo me difficile, che Brescia è sempre una squadra ostica, una squadra, come ho detto prima, una squadra ben allenata, una squadra che è ordinata, che fa sempre il massimo di quello che può e stasera noi gli abbiamo dato un pochino troppo, però per noi era difficile, anche era la prima partita, quasi tutte le giocatrici pronti via nuove. Per cui sono contenta, ecco, mi è piaciuto molto questo, quello che dobbiamo, che non dico non mi è piaciuto, che dobbiamo assolutamente migliorare, e si può migliorare sicuramente la gestione dell'errore. In attacco, in ricezione siamo stati bravi, perché alla fine loro hanno battuto benissimo, con tanta continuità, e in quasi 2 ore di gioco siamo riusciti abbastanza a limitare i danni sulla loro battuta, che era molto difficile. Però dobbiamo migliorare la qualità della ricezione, diciamo, avvicinandolo un po' a rete, e dobbiamo diminuire un pochino in attacco. Però un passo alla volta, quest'anno non ci sono state le amichevoli in pratica, non ci sono stati tornei, niente, questo è un po' una prova, secondo me questa Supercoppa è una prova per capire, dopo ci sarà tempo ancora per lavorare 2 settimane, 3 settimane, all'inizio del campionato, e qui ci servirà appunto a capire a che punto siamo e cosa dobbiamo migliorare il più in fretta possibile. Il rientro di Capitan Bosetti, anche come punto di riferimento, si è visto nelle rimonte, è determinante. Ma Lucia lo sappiamo, è una giocatrice determinante sempre, una giocatrice d'ordine, una giocatrice che sa giocare anche se non attacca 1000 palloni e non fa 100 punti. Diciamo che è una delle sue forze queste, per cui sì, penso che tutte le giocatrici anche stasera abbiano, diciamo, sacrificato qualcosina magari al voler fare il punto in un momento che hanno capito che l'importante era non sbagliare. Abbiamo difeso quella palla in più magari rispetto a loro, però ripeto, secondo me dobbiamo essere soddisfatti, capendo che c'è ancora tantissimo da fare, però queste partite secondo me alla fine è importante cercare di portarsi da casa. La sera lo sapevo che non sarebbe stata facile, abbiamo visto anche tutte le partite prima di noi, a parte una, sono tutte le partite tiratissime, perché ancora le squadre hanno momenti di alti e bassi, che sono dovuti a situazioni che bisogna prendere il ritmo di gioco. E soprattutto consideriamo, che secondo me è un'altra cosa che non si considera, è che erano 6 mesi che non si giocava una partita ufficiale, per tutte e non solo per noi, per cui cambia parecchio, l'abitudine a giocare non è che si riacquista pronti via. E poi come ricominciare con questo caldo, con quest'afano, è un ulteriore gap. Vabbè, però questo c'è per tutti, non è che dalla parte che gioca agli altri c'è fresco. Poi ci siamo abituati, è dal 1° luglio che alleniamo, per cui è ovvio, non è facile, però è una cosa che si supera, che si deve superare assolutamente. Dopo, quando verrà fresco, giocheremo benissimo. Per quello che riuscite a capire, che tipo di gruppo è questo? Se la soddisfa, ovviamente, No, chiaro, poi sono alla fine si contento, fanno i secondo conti, me è un però. gruppo, no, sì, infatti è molto presto questo, però penso la cosa che si vede adesso è che è un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che sta lavorando bene in palestra, è ovvio che dobbiamo migliorare tanto, ripeto, siamo all'inizio, dobbiamo imparare a conoscerci anche, no? Perché ogni allenatore magari dà più importanza un po' a una cosa rispetto a un'altra, ogni giocatrice è abituata a lavorare. Penso che ci stiamo vedendo molto bene incontro, non ci sono assolutamente problemi e ripeto, sono molto contento per come lavoriamo, però è importante che trasferiamo nel campo questo, perché come dico alle ragazze, noi ci alleniamo non per allenarci bene, per giocare bene. Poi è ovvio, se si allena male è quasi impossibile giocare bene, però non basta allenarsi bene, bisogna riuscire dopo a trasferire questo nel gioco. Però per fare questo cosa ci vuole? Bisogna giocare. E adesso abbiamo iniziato. Grazie. A voi.